Correre, correre a perdifiato per superare i compagni di gara, certo, ma soprattutto per abbattere limiti e pregiudizi. È questo il senso più profondo del trofeo sportivo GSH a Cles, l'undicesima edizione dopo 2 anni di stop causa Covid. 150 partecipanti con i loro accompagnatori delle cooperative sociali di tutto il Trentino. Michele Covi, presidente di GSH. È una sorta di gioco paraolimpico locale che permette a persone, a prescindere dai propri limiti, di sfidarsi e di riuscire a tirar fuori il meglio di se stesse. 50 metri in piano e 30 metri in carrozzina, un torneo di calcetto, discipline individuali e tante attività multisport all'insegna dell'inclusività e dello sport per tutti. Con GSH, Casa Sebastiano, ITER, Grazie alla Vita, Amalia Guardini, CS4, Incontra, Iris. Un bel successo per la cooperazione tutta, dice Roberto Simoni, presidente della Cooperazione Trentina. Credo che anche la Cooperazione Trentina debba essere orgogliosa per tutta l'attività che ha consentito questo evento, questa iniziativa, ma anche per l'attività che quotidianamente queste realtà cooperative esercitano e svolgono a vantaggio di persone più svantaggiate rispetto agli altri.